È allarme pieno in India per un virus chiamato Nipah. Si tratta di un virus mortale, quindi che causa la morte nello stato del Kerala. È stato già identificato nel 2018, ma sta attualmente parlando, spaventando il non poco. Tuttavia, non c'è ancora un vaccino contro questo virus che in qualche maniera si va a diffondere nei fluidi corporei di animali come i maiali, i pipistrelli e umani infetti, a una mortalità molto molto elevata. La percentuale non ha vera di svelo, ma ripeto che è molto alta. Va bene, possono esserci encefaliti, convulsioni, addirittura il coma. Il virus è incluso anche in quelli che sono gli agenti patogeni di oggi. C'è un rischio abbastanza elevato di diffusione, soprattutto per quanto riguarda i fluidi del corpo che per l'appunto ci sono. Già è stato identificato anche nel 99 un'epidemia che colpì allevatori di suini, di aiari. Le epidemie di Nipah si verificano in maniera sporadica anche in Asia meridionale, quindi nel sud, e ovviamente non ci sono buone notizie: convulsioni, febbre, emicrania, tanti sintomi accompagnati per il virus Nipah. Soprattutto in India sta sviluppandosi sempre di più. Va bene, al momento non ci sono cure, non ci sono vaccini, vabbè, già due persone sono morte, le scuole sono chiuse in India, le maschere sono state ampiamente diffuse, ma questo è quello che si sa. Da narrato italiano è tutto, prendete quelle pizze e ciò che avete ascoltato per sicurezza. Ciao a tutti.